Ciao ragazze, benvenute nel primissimo Vlogmas sul mio canale, Vlogmas 2019. Ebbene sì, siamo in attesa del Natale, lo aspetteremo insieme. Come avrete visto stamattina, Federico ha aperto la sua seconda casellina perché oggi è il 2 di dicembre e purtroppo ieri non sono riuscita proprio a vloggare perché vi ho fatto il video sui regali del battesimo. Ho preferito farvi quello anche perché avevo, come vi ho accennato, tutte queste buste per casa, quindi avevo proprio necessità di liberarmi anche di queste buste, quindi ho preferito rinunciare al vlogmas proprio del 1° dicembre e farvelo del 2. Insomma, cercherò di fare più vlog possibile, ovviamente per accontentarvi come mi richiedete sempre. Non vi garantisco che riuscirò tutti i giorni a fare dei vlog, però ne farò il più possibile. Quindi può essere che siano tutti i giorni, a volte ci saranno magari delle piccole pause, insomma, vedremo cosa riuscirò a combinare, anche perché molto spesso le mie giornate magari sono molto simili, quindi magari vi potrei annoiare. Insomma, scrivetemi qui sotto se anche se sono vlog casalinghi li volete comunque, se avete delle idee da darmi, scrivetemi qui sotto, mi raccomando. E niente, oggi vloggerò con il cellulare, che tra l'altro ho cambiato, perché appunto uscendo, andando in un negozio, ho pensato che col cellulare fosse anche un po' più semplice riprendere, quindi ho valutato di fare così. Ho già acquistato il nuovo eyeliner per una botta di fortuna pazzesca, perché avevo un negozio qui vicino casa di trucco, quindi make up, aveva un po' di varie marche, Pupa, Astra, anche marche un po' più piccine, un po' più economiche, che sta chiudendo, e quindi svendeva proprio alla grande gli eyeliner della Pupa. E per me l'eyeliner è proprio un bene primario, perché io senza linea come faccio? Cioè non riesco proprio a vedermi. E quindi sapete che per ora sto utilizzando questa penna qui di Pupa che è scarica, e essendosi rotto, per chi mi ha seguito in tutti i vlog lo sa, si è staccato il pennellino. Questo qui era di Astra, vabbè. E quindi cosa faccio? Io tolgo il tappino. Aiuta! Tolgo il tappino alla penna e la bagno in questo modo, oppure la infilo direttamente, che faccio forse prima. La infilo direttamente un po' così, insomma, e recupero il più possibile, anche perché era un buon eyeliner questo di Astra, mi trovavo molto bene. Peccato che si sia staccato questo pennellino, ma vabbè. E quindi, insomma, sto aspettando di finirlo. Serve anche questa luce, però. Ah, che sparaflesciate! Mi serve anche questa luce. Quindi cerco di finirlo proprio il più possibile perché mi spiace sprecarlo. E poi aprirò l'altro, che ho pagato proprio una bazzeccola. Cioè, l'ultimo eyeliner mi pare sui 4,50 euro, 5 euro. Non mi ricordo più, comunque poco, veramente poco, contando che un eyeliner di Pupa ti costa minimo 10 euro, 15, quindi sono stata molto 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 fortunata. E niente, adesso finisco di prepararmi e ci vediamo dopo quando stiamo per uscire. Cielo azzurrissimo e tanto tanto sole, quindi appena Alessandra si sveglia si esce. Eccoci, allora siamo usciti tutti e sto andando appunto dai cinesi, così vedo se mi serve qualcosa. Non mi voglio caricare più di tanto, però facciamo un giro e vediamo se trovo almeno una cover per il telefono, perché ho paura che si rompa. Cos'altro? Ah, la pellicola di vetro e quello che ci serve. Va bene, andiamo. Passiamo di qua. Dov'è l'amore mio? Dov'è l'amore mio, Dentona? Ciambellina.
Ciambellina. Salvata in estremis. Cosa fai con la ciambellina? Allora, sto pensando a cosa devo ancora fare. Allora, devo sicuramente stendere, poi devo, se riesco, faccio un'altra lavatrice con tutte le cosine di Alessandra, che devo anche un po' smacchiare alcune, un paio. Poi devo capire cosa preparare stasera per cena. Questa è Alessandra che sta digerendo, quindi sto aspettando perché dovrebbe anche andare a Ninna perché è stanca. E quindi ora capisco cosa preparare anche, devo capire ancora dove guardare col telefono, per cena. E poi volevo fare anche la fondant au chocolat, che è un po' di giorni che abbiamo voglia e ho già comprato le tavolettine di cioccolata. Vediamo se ce la faccio a farla dopo, ma non so se riesco a fare tutto, ragazze. Troppe cose, tra i bambini, la casa, la cena, pure la fondant au chocolat, potrei esplodere. Però vabbè, ci proviamo. Vi faccio vedere anche quello che ho acquistato prima di buttarlo, perché vorrei appunto cestinare le cartacce. Purtroppo l'ho dovuta rompere tutta per prendere questa cover. Comunque, Ale si allena con la vocina. Custodia rigida con cornice in gomma. Io sinceramente avevo capito che era tutta in gomma. Sì, è distrutta, ragazze, perché non riuscivo a tirarla fuori in nessuna maniera. Ha la cornice morbida e il retro duro. In realtà è molto molto figa, molto carina ed è di super qualità, quindi ho preferito prenderne una buona piuttosto che tre o quattro scadenti che poi diventano gialle, brutte, eccetera. E poi ho preso il vetro temperato dai cinesi, pagato 4 euro così, vetro temperato e l'ho già messo su, è perfetto, ed è questo qui. Cioè, ho tenuto solo l'etichetta perché era una custodia tipo di vetro, plastica vetro, quindi l'ho buttata. E comunque questo qui, semplicemente una pellicola di vetro, niente di entusiasmante. Così posso finalmente buttare. Ah, vabbè, qua faceva vedere dentro la scatola. Aspettate, faceva vedere anche tutto come non è la cover, però è proprio una semplice cover trasparente. E niente, adesso vado a capire cosa preparare per cena e poi vi aggiorno. Direi, mi sto rilassando un pochettino sul divano. Fino a 2 minuti fa c'era anche Riccardo, adesso mi rimane solo Nala. È andato a lavarsi i denti e poi si porta con sé Alessandra, che andranno insieme a dormire perché lui domani si alza presto. E io mi metto a montarvi questo vlog, così domani, che è il 3, vedrete il vlog del 2. E domani appunto ne girerò un altro con la videocamera questa volta. E niente, io poi mi strucco, magari mi strucco in vostra compagnia così chiacchieriamo ancora un po'. E tu? Cos'hai da dire tu? Che hai sempre un sorriso per tutti, tu, amore dolce.
Che buone queste ditine. Mannaggia te, mannaggia, che ti spavi sempre tutta. Questo è l'acquisto più azzeccato che potevamo fare. Li trovate all'IKEA, sono dei piccoli asciugamanini. Ci sono stati strautili in questi 9 mesi. E anche da mangiare sono molto gustosi, vero Ale? Vero babbo? Questa cosa non la fa. Questi qua quanto ci sono stati utili? L'acquisto più utile che abbiamo fatto, probabilmente uno dei più utili per la bimba. Li abbiamo usati un sacco. Vabbè, scusa, non te lo tolgo più, non te lo tolgo più. Vabbè, ora il papà se la ruba. Andiamo a fare il controllo per Nolonzo. Controllo pannolonzo e tanta nanna. Mentre mamma, Sì. Ah. anche tu, anche tu. Povero. È tanto stanco anche lui. Culettona, culettona. Ciao, amore della mamma. Ciao, ti becchi i baci di papà. Che bello, che bello. Va Aspetta, bene. vediamo un po' se ride. Sì, che ride. Papà, smetti di farmi solletico davanti a tutti. Che figura, che figura. Ciao, mamma. Vado a cambiarmi il pannolino e tu struccati, Ciao, ciao. eh? Ciao, amori. Clan, clan. Allora, ragazze, mi sono giusto. Non stanno perché ho il ciuffo, però volevo giusto appuntarle un pochino per struccarmi. Ops, ho messo il telefono proprio davanti agli schetti, cioè proprio una genia. E niente, quindi mi strucco, dormono tutti. Questo è il mio momento relax barra editing. Quindi niente, adesso editerò il video e non vedo l'ora di caricarvelo. E niente, sono molto contenta di questo nuovo telefono. Ho venduto l'altro era il mio vecchio telefono, era un iPhone 6 e l'ho venduto e ho preso questo con i soldi e mi piace tantissimo. Veramente molto 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 bello. E mi consente anche di fare i vlog, quindi quando mi capita insomma di uscire un po' di corsa, non avere la fotocamera dietro, sicuramente è molto molto più pratico a volte farli col telefono perché dai meno nell'occhio, magari in qualche negozio, quando fai vedere le vetrine, insomma, tutti ti guardano e dici: ma che fa questa con la macchinetta? Quindi, insomma, quando voglio fare qualcosa di un po' più professionale, anche se sono a casa, userò quella, e quando sono in giro, che è più comodo non portarsi, no, 2000 robe, con già la bambina, il bambino, la borsa del cambio, la borsa mia personale, ho sempre paura di perdermi qualcosa, quindi insomma, fantastico. E niente. Adesso mi strucco e poi andrò a editare questo vlog. Volevo fare la famosissima fondant au chocolat, ma non sono riuscita, quindi sicuramente nel vlog di domani la faremo di nuovo insieme. Per chi si è perso il vecchio vlog, lo vedrà questa volta. E basta, direi che questo è tutto. Poi, vabbè, se vi va, vi parlerò di questo nuovo telefono, di che telefono si tratta. Adesso non volevo fare un video troppo troppo lungo. Ok. Poi mi vado a mettere la mia cremina preferita. In realtà alterno anche molto bene con questa. Direi che queste sono le mie due preferite per eccellenza. Questa qua è una bomba anche. Subito, subito sembra che sappia di rosmarino, non so come spiegarvi, però poi dopo vi lascia la pelle molto molto profumata. Diciamo che
L'altro barattolino è scomodo perché le unghie comunque abbastanza lunghe, insomma, come le mie. E ancora per poco, perché tra un po' andrò un pochettino a limarle, ovviamente, perché le ho fatte belle per il battesimo, però è già passata una settimana, quindi andrò comunque un po' a limarmele, tanto ho tutto per limare queste cose qui. E le accorcerò un pochettino e poi appunto le rifarò per Natale. Quindi penso boh, intorno al 15, anche un pochino, no, sì, il 15 direi che è il periodo giusto per rifarle, anche perché le ho fatte a fine novembre, quindi ci stanno. Fino a metà dicembre mi auguro che mi durino. E basta, sono stanchissima, quindi ora che ho fatto tutto vado a finiamo le mani perché altrimenti e poi finiamo le mani perché altrimenti non è che faccia stanca, esce un pasticcio, questo lo buttiamo, risleghiamo. Grazie per essere state in mia compagnia in questo primo vlogmas, un po' pasticciato, un po' abbozzato, però spero di avervi tenuto comunque compagnia. A domani, ciao!